Non hai capito proprio proprio proprio. Bravo! 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 Rolly 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 stone! Boah! Avanti gente, guardate in pista chi c'è! Il principe Willy, lo svitato di Bella! Hey! 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 Oh! Madonna però che palle! Cominciò a toccare, è arrivato a toccare. La faccia. È arrivato a toccare. Buongiornissimo, caffè! Il gelatario oggi. Questa magnifica serata, un ospite speciale. Principalmente esporvi la mia opinione. Quello che andremo a fare oggi non è nient'altro che un gameplay, potrebbe essere di un primo episodio che sicuramente si svolgerà tutte le settimane. Anche perché se abbiamo iniziato questa serie è sia per quanto riguarda vedere la mia reazione, dato che non ho ancora giocato a questo gioco, sia per poter finire questa serie. Sono molto eccitato, quindi non perdiamo altro tempo, iniziamo il primo episodio di Far Cry 4. Mi sto preso tutta la scena. No, ciao comunque, volevo salutare pure io. Ah, nuova partita. Ah, perché c'è campagna e cronache. Normale, normale. No, facile. Per i principianti. Ma io sono principiante. Ma io non sono principiante. Vabbè. Non so, amore, pure per me è nuovo. Questa è una reaction. Non ho mai giocato a questo gioco. No, amore. Devi, da quello che ho visto. Zitto, inizia il treno. Take me back to Lakshmana. Lakshmana. Signor. Secondo me è un lago. Sono Chet Peterson dell'ambasciata statunitense di Patna. La chiamo riguardo alla sua richiesta di un visto turistico per l'India con estensione di passaggio in Kiran. Possiamo accettare solo la sua cittadinanza americana perché non abbiamo registri ufficiali della sua cittadinanza Kirati. Inoltre, e per legge, le devo sconsigliare di visitare il Kiran. Non abbiamo una presenza diplomatica ufficiale in Kiran a causa dei disordini creati dalla rivoluzione del sentiero d'oro. Riguardo la sua intenzione di portare con lei resti cremati di Ishvari Gale. Grazie, ispettore. Ehi, passaporto. No, è il gioco, mo. Sì? Questo è il gioco. È il gioco. È troppo statico, guarda. È troppo monumentale. Hai capito che è successo così? Da quello che ho capito respira. Non puoi passare qua e devi andare. Vai a parlare bene. Perché vedi, superare il confine. Ah, perché non c'è il passaporto del... Il gioco, cazzo. Che succede? Eccolo. Chi è? Maggioglio. Maggioglio.
sono sicuro di aver detto fermate il bus. Sì, fermate il bus. Non sparate al bus. Ci tengo molto alle scelte lessicali. Fermate. Sparate. Fermate. Sparate. A te sembrano parole uguali? Abbiamo perso il controllo. No, che cosa hai detto, scusa? Abbiamo sbagliato. Perso il controllo. Odio quando si perde il controllo. Oh! La penna gli ha ucciso. Hai fatto questa cazzata! Si sbaglia. Molto. Vabbè, ma... mi sono pure sporcato le scarpe. Vannaggio. La faccio, no? Ma guarda il lato positivo. Qualcosa di buono l'hai fatto. Alzati, bello. Riconoscerei ovunque gli occhi. Si parla con noi? Sì. Mi dispiace tanto, non doveva succedere, dottore. Beh, tutto questo. Sei un dottore. C'è una festa. Che vi aspetta? Beh, mi sono perso il tuo nome. E questo chi è? Eh? È un tuo amico? No, non lo conosco. Tu conosci? Un tipo silenzioso, mi piace. Ah, peccato. Una situazione brutta, imbarazzante. Sembrava una passeggiata, ma... Se dai da mangiare alle scimmie, quelle... si tirano la merda addosso. Me lo tieni un attimo. Un secondo solo, voglio... scattare... una foto, una bella inquadratura, ecco. Carino. Che togo! Non ti preoccupare, aspettato. Ragazzo. Presto sarà qua passata e partiremo per la nostra avventura. Perché io ho annullato gli impegni per te. Tu e io ce la spasseremo alla grande! Andiamo alla festa! Sì! Dai! Should I go? E should I say or should I go? Dopo l'introduzione, vai che puoi giocare. Dai, andiamo alla festa. Ai miei complimenti a Ashley quando torni a casa. Ma ti dirò, Paul, il tuo piccolo angolo di chirate è a dir poco bellissimo. Mi aspettavo catene e lamenti, ma conoscendoti da qualche parte ci sarà un luogo quindi dove noi siamo i segreti scorrono. Quello che si è fatto la foto a fianco a lui, penso, no? Quel sorriso no? Ti tradisce ancora, The Blair. Tutti e due non capucciavi. Lui, penso. Forza, gli togli quel sacco dalla testa. Non sei un personaggio, non è così. Dunque, mi dispiace per quello che è successo. Ecco, io avevo in mente questo. Su, facciamo le presentazioni. Quello, a Jai Galla, l'ospite d'onore. Paul, il padrone di casa. L'amico di Ajay, che non riconosco proprio. Ajay, ma e poi ci sono io, Pagamin. Pagamin. Tu non ti ricordi proprio di me? Tua madre non ti ha detto mai niente di me, niente di niente? Beh, rimettiamo subito. Paul, voglio i soldi. Quanti ricordo. Te ne servono? Quindi al tutti. Cinese ci vanno a mangiare la carne di scimmia. Grazie. Bene, bene. Ok, vedi questa? Col sorriso. Sei tu. Sono io. Non mi riconosco più ormai. Tua madre. Tua madre, sì. Lei. Mi conosceva come nessun altro al mondo, sai. Ma che cazzo? Quanti ricordi. Ma che schifo. L'ultima volta che ho visto Ishvari era più di 10 anni fa. Mi disse che mi amava. Le donne lo fanno, ti dicono che ti amano e te lo dicono per davvero, ma gli uomini... Noi amiamo solo col senno di poi, quando si è accumulata troppa distanza. Dunque, quando ti ha preso in spalla ed è scappata negli Stati Uniti, io mi sono sentito responsabile. Poi ho capito che non avevo colpa, no? Era colpa del sentiero.
Ma... quei cazzo di terroristi rovinano tutto. Insomma, non ti hanno mai detto che non si usa il telefono a tavola. Fammi vedere. Dammi quel telefono. Ora non li controlliamo più, i telefoni. Sono qui con Ajay Gal. Questa è bella. Aiuto. Chiede aiuto così. Non si chiede aiuto via messaggio. Ci lavoriamo insieme e ti insegniamo come si urla per chiedere aiuto. Avanti, chiedi aiuto. Chiedi aiuto. Aiuto. No, patetico. Chiedi aiuto. Aiuto. Avanti più forte. Aiuto. Aiuto. Usa il diaframma. Aiuto. Aiuto. Ora senti. Nulla. I tuoi amici non verranno da te. Scopri quello che serve. I terroristi, vero? Dunque, ti prego, resta qui, goditi One Tom. Non ti muovere, io torno subito. Yuma, dobbiamo parlare. Mo' praticamente penso che hai la possibilità di scappare. 6500 metri di altezza, 1981 metri di altezza. Cazzo, prendo un paracadute? Tutto è sempre la stessa cosa. Sinistra muovi le gambe, destra muovi la visione. Ah, metti, allora, L2, R2 zoom. Leggendo, normale, battitori. Che cazzo è? Che cazzo? Lo sapevo pure io. Che sparo? Per il momento non ce n'hai un'arma, stai a zero. Devi solo scappare. Aumenta attività sentiero d'oro. Abbiamo notato un aumento dell'attività del sentiero d'oro nella zona di Banapura. Abbiamo intensificato la nostra presenza nelle stazioni del Comune Sud in risposta all'intercettazione di armi e rifornimenti, forse dirette al sentiero d'oro. Tutti i convogli e le pattuglie saranno in stato di massima allerta per i momenti di terrorismo. Sergente Misto. Quindi sarei terrorista? Sì, tanto. Vai però. In 15 minuti. Amore, devi esplorare la casa di Diupang. No, da qua. Quelli sono normale. Ci stanno i battitori, i tiratori, devastatore, cacciatore, civile, bersaglio, primario, fauna, predatore, carica C4, mina, bersaglio compagno CP, mercenario. Io che devo fare? Per il momento tu dovresti andare in giro e vedere che risolvi, riesci a risolvere questo mistero. Andai. Guarda, c'è qualcosa che luce dall'altra parte. Vai, gira, vai avanti, vai. Dove le vedi? Vai. Ma io c'ho l'occhio felino. Tieni premuto per saccheggiare. Libro di autoaiuto. 10.000? Bono! 10.000 così, yen, così, non so, yen, crediti, quello che... Ale! Ale, ale! Ale, ale! Ok, è un itinerario di viaggio. Ma noi... No, c'è un piano da esplorare. Ma... Cioè, prima di scendere c'è un piano da esplorare. Potresti trovare un coltello, un'arma, c'è una forchetta pure, vabbè. Munizioni pistola per 7. Oh, vedi, vedi, cominciamo a ragionare qua le cose. Ci manca solo una pistola. Vai. Ma questa ragazzina sta nello scandinato, eh. Che giusta qualcosa di brutto. Ma sicuro che c'è. Ecco qua. Arrivano da qua, arrivano. Vabbè, vai. Ma io non so manco le armi. Quella è una tanica di benzina, possiamo dare fuoco a tutto. Come se vai aprire qua? Ah. Così proprio. Che sei? Oh cazzo. Cazzo. Non dovrebbero vederti, che passa? Quello. Che cosa vuoi? Aspetta, eh. Ciao amore, sono in riunione, non posso parlare. Sì, lo sai che a volte qui è uno stress. Abbiamo un nuovo cliente e non sono sicuro che voglia acquistare. No, ti chiamo io appena ho finito. Non credo ci vorrà molto. E le bimbe? Sì. Ah, bene, bene, bene. Da loro un bacio. I proprietari della casa, no? Ti amo, ti amo. E sono loro le bimbe. Okay, ciao. Non è quell'altro. Ma stava attento. Ma qualche anno fa quando... Interagisce la mia azienda. Ajay Gal, io sono Saballa. Vedi, lui c'è, sono col sentiero d'oro. Sentiero d'oro? Siamo amici, conoscevo tuo padre. Siamo qui per salvarti, figlio di Mohan. Cosa è successo ad Arpan? Figlio di Mohan? Sei la nostra priorità, dobbiamo portarti via sano e salvo a qualunque costo. Andiamo, Darpan capirebbe. Ajay, quando le porte si aprono, tieni giù la testa e corri fino al furgone. Muoviti più in fretta che puoi, capito? Sì. Sì. Uno, due, tre. Poi gli sono tenuti, guarda. Fai io. Penso. Ok. Sì. Andiamo. Sì. Sì, sì. E ti pare?
E tiego giù la testa, come si fa a tenere giù la testa? Spingimi in quell'altro. La la la. Dove andare? La freccia c'ha la. Ah, m'hanno colpito. No, non guidi, no. Tu guida lui. Devo salire? Ce la facciamo. Eh? Sì? Dovresti salire, ma. Ah, alla portiera, davanti alla portiera. E come si fa? Triangolo, ah. Per curarsi. Guarda, vai vicino alla portiera. Com'è R3? L3. Left. Ma. Ti stanno a sparare, ma che pretende? Com'è L3? L1, 2, 3. Oh! Stai correndo! Peggio di Peggio. Oh, non ci devi andare con la forza! Oh, non me la sfondi, porco Dio! Vai vicino alla portiera! La portiera! Bocca la portiera! Vai! Alla! Vai! Portami in salvo! Voglio le fargli, vai! Vai! Alla carica! Le pallottole che non si muovono più che altro! Usala! C'è un'arma sotto al tuo corpo, usala! Quindi? Spara! Guardate, ricarica! Non devi tenere premuto, carica! Prima che lo capisci! Vai, spara! A loro! Ci ha detto pure, a loro! Oh, bravo, inquadra il quad! Leo un po'! Madonna! Che è successo? Aveva fatto l'incidente lui! Ti bravo! Spari. Bravo! Va pure morire lui, mo! Madonna, che fortuna comunque. È pronto. Grazie Akira, sono Sabal. Dove sei? Non lo so. Grazie Akira. Cazzo, chi guidava è morto. Ok, ascoltami. Guardati intorno. Dovresti vedere una torre. Devi arrivare fino a lì. Mi sto muovendo adesso per prenderla. Vado alla torre. Ok. Ce la puoi fare, Ajay. Che bello! Se tu giri a sinistra adesso. Cerchio. Dovresti cercare di svignartela. Vai da quella parte. Un terribile fraintendimento. Vieni fuori e chiariremo tutto. R3, avanti. Come fai con la corsa, ma con questo. Vai. Vacci alle spalle. La prima uccisione a caso. Hai preso un'arma. Però ho detto aspetta tu. Ah! Mentre non registrava. Vabbè, purtroppo è andato così, ok? Vai che stai distratto. Stai accucciato, no? Vai. Non ci spara. Chi è che spara? Non ci spara! Ma come? Ho detto, non ci spara! Hai sbagliato. Ora lo fai fuori con le armi e ti spara. Non mi fa niente. Ah, si cambia qua, eh. Qual è? Ah, è sassi, puoi lanciare. Qualcuno. Bravo! È vero, giustamente lanci il sasso e loro ti sentono. Ma grazie al cazzo! Oh! Fa niente! Ma che cazzo? Madonna! Non ti posso curare! Non mi riesco a curare! Ma se tu curi mentre ti stanno a sparare è normale! Se tu ti ripari forse! Oh, metti la visuale così, se no sprechi tutte le munizioni. Oh, non ci abbiamo fatto a fare un colpo alla destra. Destra. Sinistra. Ah, quelli sono i nemici. Ti dovresti fare cosa? Scappare. Oh, mettiti a correre. Facci in vetto, mettiti a correre. Ah, ma non ce l'ho le munizioni. Non ce l'hai le munizioni, c'è scritto là sotto. Metti a correre e faccio con R3. Vai, con R3. Ma tu pensa guardantera, stai guardando. Vedi la freccia? Mi dice dove sta. Ma se io voglio andare avanti, bro. Allenta sto coso. Guarda come si muove a me veloce. T'ammazzo. Ok, ci stai? La faccio tutta stealth, guarda, la faccio vedere. Muovi cadavere. Che cadavere? Buono, lascia cadavere, mettilo qua dietro. Allora, innanzitutto, questo lo devi tenere come se mi stessi toccando. Guarda, sta già tutta. Come ci va? Non ti avvicinare però. Come ci va? Vai. Mollo. Guarda sopra in alto, vedi un po'. Oh, non ti vedono. Guarda quella visuale. Mi sto anche affogare. Vai, ci sotto. Vai.
Ok, sinistra. Le armi così, le porta tutte appresso. E non se ne bagna nemmeno una. E guarda qua! Vedi, dietro ci stava una pelle da scoglia. Ci stava? Ma dove? Beh, il ventaivale non so fino a quanto lo vedi. Mia scildina, brilla, wow, brilla. Ma che schifo! Lancia l'esca con R1 per attivare i predatori. Adesso, prima di attivarlo subito e farti venire a spannare le prede, ok? Ah, stiamo guardando il dino. Certo. Ma perché? Oh, tutti quanti, occhi aperti. Oh, vai avanti. Là, brava, sulla sporgenza, aspetta, Guarda a sinistra. Ok. Guarda, vai un pochettino più avanti. Vai un pochettino più avanti. C'ho paura. Okay. Lancia l'esca lì. Va. Vediamo che succede, vai. Ma che cogliona! Vai, muore. Vediamo che succede. Puzzo di vado, visto? Vai più avanti. Sta pensando l'orso. L'orso. Là, bravo, bravo, perfetto. Pure l'orso ci ha riammazzato, guarda. Bravissimo. Perfetto, bravissimo. Ricarica e va per questi tutti che sono tutte munizioni, guarda giù, guarda giù, dove? Dera, guarda in terra. E come lo devo prendere? Ma che cazzo, ci sono orso? Finisce qui il primo episodio di Far Cry. Ce ne saranno altri ovviamente se spolliciate, perché è una serie che a me piace. Sì, diciamo, è bella e ce ne saranno altri anche con me tutto solo. Un bordello mi fatto da un macello, mi fatto da un boscettino. Alla prossima puntata. Noi ci vediamo al puntamento numero 2. Mi raccomando, non mancate. Lasciate un bel mi piace, condividete con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per ogni nuovo video. Qui da Sanji è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo rendezvous. Salve, Kip! Bisous!